Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci 74. Oggi prepariamo insieme nuvole di zucchine e pecorino. Oggi prepariamo delle buonissime nuvolette di zucchina. Sono delle frittelle di zucchina e pecorino che però rimangono belle gonfie, croccanti fuori, morbide dentro. Le zucchine sono buonissime in questo periodo, sono un ottimo contorno. Anche per esempio come aperitivo, perché no? Sono facilissime da fare, non ci resta che vedere gli ingredienti e come si preparano. Ecco i nostri ingredienti: ci occorrono 350 g di zucchine, 3 uova, 3 g di lievito istantaneo per torte e salate, 100 g di pecorino, 160 g di farina, 260 g di latte, una presa di sale, pepe nero e olio per friggere. Iniziamo subito col preparare le nostre buonissime nuvolette di zucchina e pecorino naturalmente. Allora, ho lavato le zucchine, adesso togliamo le estremità e le tagliamo a rondelline. Allora, ho affettato le zucchine, lo spessore è questo. Adesso dividiamo gli albumi dai tuorli. Una volta fatto questo, passiamo a montare a neve gli albumi. Ok, fatto, vedete, ben montati, a neve ferma, possiamo appoggiarli da una parte. Allora, con le fruste adesso andiamo a frullare i nostri tuorli. Aggiungiamo il sale. A filo aggiungiamo il latte. Aggiungiamo il pecorino. La farina. Pepe nero, aggiungiamo il lievito, adesso aggiungiamo anche le nostre zucchine. Una volta che saranno ben amalgamate con il resto dell'impasto, possiamo aggiungere l'albume montato a neve, però mi raccomando sempre mescolando dal basso verso l'alto per non smontare il nostro albume. Ecco qui, ho praticamente incorporato l'albume, io sto finendo appunto di amalgamarlo. Io ho già preriscaldato l'olio per friggere a 170 gradi, oppure fate una prova a secchino, se non avete la sonda di temperatura, appunto il termometro per misurare i gradi. Potete mettere uno stecchino, vedere se fa le bollicine, allora diciamo che è pronto.
Non ci rimane che andare ai fornelli e friggere le nostre nuvole di zucchine e pecorino. Eccoci ai fornelli, pronti per friggere le nostre nuvole di zucchine. Ci aiutiamo con 2 cucchiai. Mettiamo pochi pezzi per volta. Una volta dorate le nostre nuvole possiamo toglierle e farle scolare nella carta assorbente. Nuvolette di zucchine e pecorino, buonissime, sono ancora tiepide. Io vi consiglio di mangiarle calde perché rimangono croccanti fuori e morbide dentro. Ora vi faccio vedere, ne prendo una, apro. Che spettacolo! Adesso ne assaggiamo una. Buonissima! Che vi dicevo, sono croccanti fuori, morbidissimi dentro, c'è un contrasto fantastico della zucchina che è leggermente croccantina, dolce, col pecorino che è un po' piccantino. Assolutamente da rifare! Questa ricetta è semplicissima, è veramente una bomba! Se vi è piaciuta questa magnifica ricetta, fate un bel like al mio video. Se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi e attivate anche la campanella di notifica così non vi perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter. Non dimenticatevi il mio sito internet che è www.lericettedifranci74.com e naturalmente non perdetevi il prossimo video. Ciao!